pubblico e poi si, del suolo privato, chiedo scusa, ma si dimenticano immediatamente. Sergio Barone, presidente di Coldiretti Torino, oggi siete qui a Lombardore, come mai? Siamo qui a manifestare contro la politica che impone scelte deleterie per le varianti stradali che non tengono minimamente in considerazione delle realtà aziendali presenti sul territorio. Noi riteniamo che questi progetti non debbano essere contestati nel suo complesso, ma debbano essere concordati con chi vive su questi territori, in modo che le aziende abbiano la possibilità di continuare la loro attività importantissima per la nostra economia. Avete chiesto un incontro o chiederete un incontro a Città Metropolitana per cambiare il tracciato, per fare un tracciato diverso che non danneggi i vostri territori. Se questa modifica non dovesse arrivare, quale sarà la vostra posizione? Noi auspichiamo che ci sia la possibilità di incontrarci con Città Metropolitana. Ieri ho sentito telefonicamente il vice sindaco di Città Metropolitana, che ha dato la sua disponibilità a discutere il progetto, e di conseguenza io mi auguro che ci sia uno sviluppo positivo di tutta questa situazione. Silvia Marchetto, com'è la situazione in questo angolo di Canavese per quanto riguarda il mondo agricolo e in particolar modo i problemi legati al territorio? Ma allora, nel nostro Canavese, in questa porzione di Canavese, abbiamo molte aziende agricole con molti giovani che producono latte, carne, cereali, che hanno intenzione di andare avanti, e molte aziende sono qua oggi a dimostrazione del fatto che è una problematica questa che abbiamo in questione oggi, la variante, molto sentita, perché oggi tocca il tratto Lombardore Front, un domani chissà a chi toccherà. Io credo che la nostra presenza qui debba essere assolutamente presa in considerazione da parte degli amministratori e delle istituzioni. Noi non siamo contro le infrastrutture, contro le opere, però non accettiamo neanche che venga tratteggiata una linea su una cartina e che non ci si prenda in considerazione. Noi siamo qui per chiedere una modifica sostanziale al tracciato, ma parlo di sostanziale, non parlo di un metro o due metri. Noi abbiamo fatto delle proposte alternative, valide, che devono essere prese in considerazione. Non è pensabile di distruggere il tessuto agricolo produttivo di questa zona, fatto di aziende giovani, che si fonda su terreni fertili, irrigui, tutti questi terreni che andrebbero a essere danneggiati in modo irrevocabile da un'infrastruttura del genere. Non è pensabile, questa opera non è più sostenibile nemmeno dal punto di vista né agricolo, né ambientale, né economico, perché gli scenari sono cambiati rispetto a 30 anni fa. Abbiamo una sensibilità ambientale diversa, abbiamo un accresciuto valore strategico della produzione di cibo, quindi pertanto chiediamo veramente di essere presi in considerazione non solo a parole ma con i fatti. Anche perché il territorio di Lombardore, oltre a essere interessato dal tracciato di questa strada, è anche interessato da un parco fotovoltaico, sempre su terreni agricoli. Sì. Coldiretti ha sempre espresso la propria contrarietà riguardo a queste opere che secondo noi vanno benissimo sui tetti. I pannelli fotovoltaici sono una risorsa importante, produzione di energia verde, ma non sui terreni agricoli. Noi abbiamo sempre espresso parere contrario e continuiamo su questa strada. Siamo assolutamente contrari.